Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un altro tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi cercheremo di completare la cripta di Afrodite. Questa cripta del Tartaro è molto più lunga di tutte le altre cripte che abbiamo fatto fino adesso, perché questa è una cripta di un dio e ha delle cose speciali. Cripte di Afrodite, difficoltà 3. Non dovete affrontarla tutti quanti in una sola Era e sono invidiosa perché Eros si run, vestiva meglio di lei. Ecco, l'ho detto. perché ogni volta che vi fermate a un checkpoint potete uscire dalla cripta e continuarla da quel checkpoint. Capì che per purificare l'aria era necessario bruciare i semi. Comunque, ragazzi, se siete su PC, un grosso problema di questo gioco è che quando si preme velocemente verso la stessa direzione, il gioco schiva e si stanno lamentando tutti quanti perché il problema è Liberiamoci da che questi semi. quando si fanno i movimenti precisi si muore. Allora, qui. Questa cosa verde qui è velenosa, vi toglie la vita. Questo scatolo non lo possiamo lanciare perché altrimenti si rompe. E per togliere il veleno bisogna distruggere i semi. Mettendo questo qui sopra si attiva. No, mi stavo appena dicendo il problema del doppio tap. Dobbiamo cercare il seme, andiamo qui in alto. Lo facciamo così. Eccola là. Mi sembra che ce n'era solo uno qui. E questo già l'abbiamo fatto nel Let's Play. Lo stiamo rifacendo solamente per registrarlo e farlo un po' meglio. Ecco. Ok, questa sfera dobbiamo portare qui, così si apre questa porta. Qualcosa abbiamo dimenticato. Proprio così. Penso che il gioco volesse che qui c'è il primo scrigno. Penso che il gioco volesse che
farti prendere del danno, per farti capire che la parte verde, quella cosa verde, fa danno, ti danneggia. Ok. Qui sblocchiamo col seme. Deve darsi una calmata. Sull'Olimpo non c'è posto per entrambi. Ok, qui ci sono due modi per andare avanti, uno da quella parte e uno da quella parte. Quello da qui è più semplice, da quello che ricordo. Poi li facciamo tutti e due. Iniziamo da questo. Questo è un checkpoint. Qui come entriamo, escono dei nemici. E non possiamo stare sul verde, ragazzi. Usiamo anche fosforo, naturalmente. Dai, vieni. Ok, sconfitti i nemici, possiamo disattivare il veleno. Fortunatamente in questa cripta ci sono un sacco di queste cose per curarsi. E questa era la prima stanza. Andiamo avanti. Qui dietro c'è un altro scrigno. Anche delle monete di Caronte. Ok, qui è un problema perché mi ricordo che esce un Minotauro blu che è forte, ragazzi. E vi fa male. E c'è anche il veleno, cioè avete poca possibilità di muovervi. Qui il Minotauro fa questa carica spaventosa. Usate le pozioni, naturalmente. Usate anche fosforo.
ci siamo incastrati. Ci siamo incastrati un attimo. Comunque questo è lo scontro penso più difficile del gioco. Adesso dobbiamo distruggere i due semi. Uno che sta qui. No, del gioco. Lo scontro più difficile di questa cripta. Perché c'è poca libertà di movimento. E un altro seme sta qui. Adesso possiamo accedere alla prossima stanza. Perfetto. Proviamo a vedere se possiamo usare il cavallo qui dentro. Non possiamo usare il cavallo. Puniamoci al massimo. Qui è dove si sale per affrontare il boss finale. E questa è la stanza che mi ha dato più grattacapi. Adesso vi spiego come fare a risolverla. Allora, innanzitutto utilizziamo questo qui per distruggere questo seme. Anzi, per giocare con questa freccia è difficile. Fare un 180 gradi è quasi impossibile. Così rimuoviamo il veleno, attiviamo questo dispositivo e prendiamo questa sfera. E portiamo lì. E questa sfera disattiva sia quello scudo rosso sia un altro dispositivo dietro, che vedete adesso si dovrebbe alzare. Eccoli. Quello si alza e si abbassa. Poi andiamo avanti e in più attiva quell'altro fuoco. Questa è la parte più difficile, ragazzi, perché ci sono dei semi nascosti. Ragazzi, questo dodge non so come fare a toglierlo. Mi sa che siamo troppo vicini. Allora, un seme sta qua dietro. Contiamo quanti sono. Uno. Un altro che è quello che mi ha fatto perdere più tempo.
Cioè esattamente dietro a questo muro. E sono due. Sono tre. E ce ne dovrebbe essere un altro e basta qui in fondo. E sono quattro. Se vedete che c'è ancora del quel veleno verde, significa che avete dimenticato qualcuno. Allora, questo qui attiviamo, esce un'altra sfera che prendiamo e portiamo indietro. Ci sono quelle buche nel pavimento, naturalmente la sfera non ci deve cadere dentro, se no la dovete andare a riprendere. E questa qui la mettiamo lì dentro, che attiva quel meccanismo che sta a destra e disattiva questo schermo rosso. Sono due meccanismi. Tra l'altro questa cosa del dodge è una feature che hanno messo nella patch 1.3. Qualche genio in Ubisoft ha detto: ma perché non complichiamo il gioco e ci mettiamo questa patch? Lì ci deve andare l'ultima sfera che adesso andiamo a prendere. Però prima prendiamo un altro scrigno del tesoro che dovrebbe essere qui dietro. Mi dà anche un fulmine di Zeus. Ok. Impossibile, impossibile. E questo qui disattiva quest'altro scudo rosso. Ares pensa di avermi sotto controllo, ma io faccio quello che mi pare. Adesso funziona così. Vi mettete qui. Vedete, c'è un seme in fondo a tutto. Adesso si è acceso quel fuoco su quel piedistallo. Quando state sulla pedana, naturalmente. Dovete scoccare una freccia per prendere il fuoco, accenderla, evitare questi ostacoli, basta andarci da sopra. E distruggere quel seme. Ardente come una fiamma eterna. Tornerai presto te stessa, Afrodite.
E anche questa è fatta. Andiamo a vedere però dall'altra parte della mappa come si risolveva l'enigma. E tra l'altro c'è anche un altro scrigno. Questo qui è molto più semplice. Siamo seri, Persefone. Stare con tua madre per metà dell'anno non è il mutare delle stagioni. Ti sta usando. Cresci. Allora, vedete, un altro modo per distruggere i semi è utilizzare queste sfere, però devono essere infuocate. E ce le possiamo tirare dietro. E si distrugge il veleno che c'è qui dentro. C'è anche un tesoro là sotto. Vedete, questa sfera qui non ha il fuoco. La dobbiamo mettere su. C'è questo dodge. Dobbiamo far passare di lì per poterla accendere. In più qua sotto, se vedete, c'è una buca. Non dobbiamo far cadere la sfera nella buca. Quindi non possiamo utilizzare la strada corta qui. Adesso dovrebbe prendere fuoco. E dobbiamo posizionarla. In quel posto, senza naturalmente farla cadere nella buca. Ok, manca un ultimo pezzo. Ok, dobbiamo prima farla prendere fuoco utilizzando questa specie di piedistallo qua sotto. Ok. Purtroppo io non so cosa fare per questa cosa del dodge. Ok, vedete, c'è una buca anche lì. L'avevo dimenticata. Dobbiamo stare un po' più attenti.
Problema che per pensare al dodge devo stare attento un po' troppe cose. Adesso la fermiamo qui. La facciamo andare qui. La fermiamo esattamente qui sotto, in maniera tale che quando lasciamo non si muove, o si muove poco. E poi la tiriamo qui. Si è mossa tanto. Allora. No! Sotto, ho sbagliato io. Devo stare molto attento quando mi sposto per evitare di fare il dodge. Ok. Perfetto, adesso possiamo attivare questo qui che ci permette di dar fuoco alla freccia attraverso questo piedistallo. E distruggere questo seme. Bontà divina! Fuoco ardente! Era l'ultimo seme. È ora di far tornare a Non famiglia dimenticate lo di spirito prendere libero lo che scrigno qui senza cadere nella buca. Adesso possiamo tornare indietro. E salire. In cima. Come se avessi mai potuto amare un Qui si uomo come accende il questo qua. fuoco. Il suo viso da Non bisogna solo distruggere quel seme che sta sembrava sulla sinistra. di lati e più in basso, diciamo che non c'è movimento. Tanta pressione ad Afrodite. A volte crediamo di dare amore a qualcuno quando invece stiamo solo soddisfacendo i nostri bisogni attraverso l'altra persona. Stai dicendo che in realtà ho bisogno di qualcuno che mi protegga? Non proprio, ma... È vero! Devo sempre essere forte per tutti. Nessuno pensa mai a me. È davvero difficile, Prometeo. Ti abbraccerei, ma sono Qui incatenato a c'è il una boss finale, cascina. ragazzi. Se tenete la forza l'abilità che vi permette di attirare i nemici piccoli verso di voi o di spostarvi voi verso i nemici, diventa tutto molto più semplice. Il sistema migliore che ho trovato per poter battere questo boss è di distruggere gli Azs, perché quando distruggi gli Azs, che sono delle piccole arpie,
il boss prende stordimento. E poi gli potete anche lanciare queste cose, però... non serve a tanto. Eccoli là. Vedete quanto prende un, ha preso un quarto di barra di... non un quarto, forse un sesto di barra di stordimento. Poi eliminate le HP, un po' di colpi glieli potete dare. Questo bisognerebbe evitarla. Perché, e poi dopo quella fa sempre subito. Ok. Anche perché quando chiama gli Az si mette in quella specie di scrigno. No. Adesso lancia altre palle, penso. Dovrebbe fare il colpo di fuoco. No, è stordita. Usiamo 3-4, stavo verso... Non è vero! Lui mi ha preso praticamente in ostaggio. Un'impresa notevole. Ho pensato, potrebbe essere mio figlio. Era già tuo figlio. Beh, l'ha dimostrato solo in quel momento. Ok. Tolto, vediamo di farlo velocemente. Sono la più bella tra le dee. L'ho dimostrato vincendo il pomo della discordia. La mia bellezza andrebbe celebrata. Non mi chiusa. No. Ce ne sta un altro. Quello non l'avevamo fatto. No! Usiamo una pozza. Ok, adesso è stannato. Ma come mi ha fatto colpire? Il problema è che vi stanno e poi vi fa subito quell'altra mossa. Ah!
e Ozume nell'uragano. È stato sconfitto, ragazzi. Controlliamo solo se qui dietro c'è qualcosa. Non c'è niente. Giusto per essere sicuri. E possiamo completare la cripta di Afrodite. Il vento portò con sé un delicato profumo. Il profumo? Ragazzi, se questo video vi è stato d'aiuto, mi aiuterebbe tantissimo se mi lasciate un like. Ad ogni modo, noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Ciao!